Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown in Hadley, I realize... Qual è il prossimo step? Qual è il prossimo obiettivo? Well, eventually be Mars, I believe. That's a goal that most countries here on Earth want to reach. Credo che sarà Marte, questo è l'obiettivo che la maggior parte dei paesi del mondo vogliono raggiungere. I think before we do that, we're probably going to go back to the moon, establish a base on the moon. Credo che però prima di raggiungere questo obiettivo stabiliremo di nuovo una base sulla Luna. Torneremo sulla Luna e stabiliremo lì una base. Quali sono stati i suoi sentimenti quando per la prima volta ha messo il piede sulla Luna? This is a question you've probably had many times. What were your feelings when you first set foot on the moon? There were emotions more than feelings, emotions of excitement, adventure, wonder. Erano emozioni più che sentimenti, emozioni di esaltazione, di senso del meraviglioso. An anticipation for a wonderful adventure that was ahead of me over the next 3 days. E di anticipazione per un'avventura straordinaria che mi attendeva per i successivi 3 giorni. And I was overcome with the beauty of the moon. It's a really a beautiful place. It's desert, but it's really beautiful. La bellezza della Luna mi ha sopraffatto. È un luogo desertico, ma è veramente bellissimo. E camminavi sulla Luna con John Young. Cosa ricordi della Luna? Uno dei ricordi più belli? E se hai avuto un momento di trepidazione, per un po' di ansia, per qualche problema, per qualche inconveniente durante la missione? Almost exactly 45 years ago you were walking on the moon with John Young. Do you remember any particular event that happened, perhaps a mishap or something that made you particularly anxious or worried during your stay? There were several. The first was we were 1 hour before landing when a problem developed in the other spaceship that delayed our landing for 6 hours, turned out 6 hours. Ci sono stati diversi inconvenienti. Per esempio, un'ora prima della nostra discesa c'è stato un inconveniente a bordo dell'altro veicolo spaziale che viaggiava con noi che ha ritardato di 6 ore la nostra discesa sulla Luna. Then the more significant one though was at the end of our stay on the moon when I tried to set the high jump record on the moon. L'altro momento significativo è stato quando, alla fine della nostra escursione sulla Luna, io ho tentato di stabilire il record per il salto in alto sulla Luna. So, and when I jumped, I straightened up and I fell over backwards. E quando ho spiccato il balzo, mi sono inclinato all'indietro e sono caduto sulla schiena. I was probably a meter off the moon and falling backwards, and it was a very dangerous situation. E mi trovavo quindi a circa un metro di altezza sopra la superficie della Luna e stavo cadendo lì indietro, e questa è una situazione molto pericolosa. There is footage. Yes, there is footage. Not with me hitting the ground, but jumping, falling backwards. Non mi si vede colpire il suolo, ma mi si vede cadere all'indietro. So I set the high jump on the moon record, but almost disaster when I landed. Quindi ho stabilito il record di salto in alto sulla Luna, ma è stato quasi un disastro quando sono atterrato. But everything was okay. Ma alla fine tutto è andato bene. Those are only two instances I can recall that were real problems. One I caused, the other one spacecraft hardware. Queste sono le uniche due situazioni che mi vengano in mente. Una dovuta a me e l'altra dovuta al veicolo spaziale. Quali progressi non siamo riusciti a fare, quindi per la ricerca scientifica, eccetera? Cosa ci siamo persi con l'abbandono delle missioni? With the closure of the Apollo missions, did we lose any progress, any objectives that further missions could have provided? The final 3 missions on Apollo were cancelled for political reasons. We were just, I believe, getting started with the scientific return on the Apollo 15, 16, 17. So the other 3 missions would have added greatly to our knowledge of understanding of the origins of the moon. Le ultime 3 missioni del programma Apollo, il programma lunare Apollo, sono state cancellate per motivi politici. Noi stiamo cominciando con le missioni 15, 16 e 17, le ultime 3 effettuate, ad avere un grande ritorno scientifico. Io credo che se fossero state proseguite le missioni,
anche con queste missioni cancellate, avremmo avuto molta più possibilità di conoscere meglio le origini della Luna. Future moon habitation will probably have to relearn a lot of the lessons that we learned on Apollo. It's been a long time. Le prossime esperienze sulla Luna, di abitazione sulla Luna, probabilmente dovranno reimparare da capo tante delle cose che noi abbiamo imparato. È passato tanto tempo. Every time you come to Italy, how do you feel during your talks? Well, it's usually a different audience, and people seem to be intrigued and interested, and so it excites me to see an interest from the young students to the to older people. Quando vengo in Italia il pubblico è sempre vario e diverso, e vedo sempre che c'è molto interesse per i miei argomenti, e vedo che c'è un interesse per tutte le fasce d'età, dai più giovani anche a quelli che hanno qualche anno in più. You know, I spoke a couple of years ago at University of Bologna and then at Rome, and all the kids there weren't even born when I went to the moon. Mi è capitato per esempio un paio di anni fa di parlare all'Università di Bologna e a Roma, e molti dei ragazzi, dei bambini che erano lì non erano neanche nati quando sono andato sulla Luna. So it was interesting for me to be able to relate, have history come alive to them, hopefully. Quindi per me è stato molto interessante poter far diventare viva un episodio di storia, spero. Cosa si sente di dire ai giovani ricercatori e ai giovani ragazzi che vogliono intraprendere questa affascinante carriera, indubbiamente affascinante, astronauta? What would you say to researchers and young people who are thinking of starting a career as an astronaut? My advice to young people is, in students, is to pick a career and a field of study that you really enjoy. Il mio consiglio a chiunque, soprattutto ai giovani studenti, è quello di scegliersi un percorso di carriera che sia qualcosa che a loro veramente piace, che godano. I find so many people, young people, that say, well, I need to study physics to become an astronaut. Vedo molti giovani che dicono sì, ma per diventare astronauta devo studiare fisica. But they don't really like physics. Ma in realtà a loro non piace granché la fisica. But they study physics. Però studiano la fisica. And then they get a physics degree and everybody cancels the space program. So they're no astronauts. E prendono una laurea in fisica, però poi il programma spaziale viene annullato e quindi non ci sono più astronauti. So pick a career that you're going to enjoy if you never make it to the astronaut program. Quindi sceglietevi una carriera che poi potrete godervi anche se poi non diventerete astronauti. Plus get the best education you can and take care of yourself. E poi un'altra cosa, procuratevi la migliore preparazione accademica che riuscite e abbiate molta cura del vostro corpo. And be prepared for a lot of competition. E siate pronti ad affrontare una concorrenza spietata. NASA is going through a competition now for a next group of astronauts. They had 18,000 applications. La NASA adesso ha avviato un nuovo concorso per la selezione dei prossimi astronauti. Hanno ricevuto 18,000 domande. And they'll probably take 20. E probabilmente alla fine ne sceglieranno 20. I don't think I'd make it. Credo che io non sarei fra quelli. Thank you.